Ciao, sono Massimiliano Fortuna, il bibliotecario del Centro Sereno Aegis. Vorrei spendere qualche parola su un libro scritto da Jesse Owens, L'uomo che sconfisse Hitler, che è una sua autobiografia. Jesse Owens, figlio di mezzadri poverissimi dell'Alabama, è diventato una leggenda dell'atletica leggera. Tutti conoscono la sua impresa sportiva alle Olimpiadi di Berlino del 1936, quando vinse quattro medaglie d'oro, nei 100 e nei 200 metri piani, nella staffetta 4% e nel salto in lungo, rovinando così la festa a Hitler che, soprattutto nel salto in lungo, si aspettava di assistere alla vittoria di un atleta tedesco. Si dice che Hitler, per non doverlo salutare, abbia lasciato lo stadio prima del tempo. In realtà la veridicità di questo episodio non è del tutto chiara. In ogni caso, Owens, di quelle Olimpiadi berlinesi, ci racconta soprattutto del suo incontro con Lutz Long, l'atleta tedesco con il quale, nel salto in lungo, ingaggiò un serrato confronto sportivo che alla fine riuscì a vincere. Però, accanto a questa rivalità agonistica, tra i due nacque una vera amicizia. Long, che avrebbe dovuto essere una sorta di personificazione della perfezione ariana e della propaganda hitleriana, in realtà non aveva alcuna simpatia per Hitler e per il nazismo. E così Jesse Owens e Lutz Long, due atleti che l'uso politico e nazionalistico dello sport avrebbe voluto mettere l'uno contro l'altro come nemici irriducibili, in realtà finirono per incarnare un perfetto esempio di riconoscimento reciproco e di rispetto fra uomini appartenenti a paesi e mondi culturali differenti.